Apomar si è già preoccupata di occuparsi di biosimilari perché è un problema caldo, un tema caldo, un tema che dobbiamo essere pronti ad affrontare, visto che in Italia per le nostre patologie siamo prossimi all'immissione in commercio. Apomar ha già svolto tutta una serie di attività, abbiamo già avuto chi ci ha chiesto dei pareri e abbiamo ovviamente dato il nostro parere. Quello su cui ci focalizziamo in particolare è l'informazione al paziente, l'importanza di far firmare al paziente un consenso informato, soprattutto in caso di switch da un biologico ad un biosimilare, ma io non dimenticherei anche l'importanza di far firmare il consenso informato anche in caso di terapia con biologico. Penso che intorno al consenso informato ci sia ancora molta confusione e invece sarebbe importante che il paziente diventasse protagonista nel processo di cura, quindi anche con una lettura approfondita del consenso informato, perché in questo modo potrebbe fare delle domande dirette e capire tutto ciò che in genere non gli viene spiegato. Quindi per noi è importante il consenso informato, quindi l'informazione al paziente in modo che il paziente diventi protagonista nel processo di cura, ma è anche importante conoscere quelle che sono le caratteristiche in termini di safety dei farmaci biosimilari. Ci interessa in particolare che non ci sia una sostituibilità automatica, ci interessa che non ci siano le estrapolazioni delle indicazioni, ci interessa che il farmaco segua tutti gli step che hanno seguito gli altri farmaci in precedenza. Il fatto che siano biosimilari non significa appunto che siano uguali, e quindi come gli altri farmaci che usiamo da tempo sono stati soggetti a dei controlli, allo stesso modo dovrebbero esserlo i farmaci biosimilari.